Tre giorni dal 24 al 27 aprile per fotografare quante più specie naturalistiche possibili. In tempi di clausura forzata sembra una missione irrealizzabile, ma non è così. La natura, venuta meno la presenza umana, riempie piccole nicchie, permettendoci così di scoprire, anche dal balcone di casa, specie faunistiche o floristiche che mai ci si sarebbe aspettati potessero vedersi in ambienti urbani. Si evolve così la City Nature Challenge, una gara tra amanti della natura il cui scopo ultimo è quello di valutare lo stato della biodiversità presente nelle zone in cui viviamo. A Taranto è promossa dal WWF grazie al supporto di due naturalisti pugliesi, Alessandra Flore e Antonio Riontino, che con Natura dalla finestra CNC 2020 intendono lanciare un nuovo modo di fare ricerca e scienza, permettendo a chiunque di contribuire. Scienziato cittadino, cioè tutti possiamo partecipare a individuare i dati che possono essere utili poi per gli scienziati reali. Sempre con l'idea che due occhi e quattro occhi vedono meglio di due, e quindi siamo tutti quanti impegnati in questo periodo a segnalare tutto quello che troviamo guardando dai nostri balconi, ma chiaramente tutto quello che troviamo correlato a, per esempio, alla natura, correlato agli animali, alla botanica, agli insetti, e quindi questa raccolta dati che viene fatta in tutto il mondo come una fotografia istantanea di quello che succede in questi tre giorni, rappresenta una raccolta dati molto importante, perché nel tempo può rappresentare una modalità di studi indirizzati a quelle che sono, per esempio, le specie conservazionistiche o più che altro nuovi arrivi che non sono stati mai segnalati all'interno di alcuni confini degli stati, o anche semplicemente come una modalità per, per mettere a disposizione la propria, appunto il proprio tempo per migliorare la conoscenza sull'ambiente che ci circonda. La natura non perde tempo, complice la pandemia in corso, è stata capace di riappropriarsi di spazi che le erano stati sottratti dall'urbanizzazione. Sicuramente la presenza dell'uomo in forma massiva disturba la presenza, della fauna. In generale, però, bisogna dire che gli animali ci sono, è solo che magari sono spesso relegati a uscire la notte piuttosto che a non farsi vedere per diversi motivi, come per esempio quelli di attraversamento della strada, piuttosto che la massiva presenza dell'uomo all'interno delle città, che ovviamente restare a casa lascia degli spazi liberi alla fauna, e come si sa la natura occupa tutte le nicchie possibili che gli vengono messe a disposizione. In questo momento che le macchine restano ferme e c'è appunto una grande possibilità per gli animali di poter sopravvivere in un periodo particolare, perché questo non ci dobbiamo mai scordare che questo è il periodo della riproduzione, dell'accoppiamento quindi conseguentemente ci sarà, secondo me, questo chiaramente lo vedremo l'anno prossimo, una grande presenza di fauna selvatica in più rispetto a tutti gli altri anni. Nonostante la fama di città pesantemente segnata dall'industria siderurgica, Taranto riserva sorprese. Una di queste è la Palù della Vela sul Mar Piccolo, ma molte altre sono le zone ricche di fauna e vegetazione capaci davvero di sorprendere chi non le conosce. Noi l'anno scorso abbiamo già partecipato a questo Natural City Challenge e siamo stati la prima città italiana per numero di specie, e quindi è una delle biodiversità registrate più importanti di tutta l'Italia. Quindi questo significa che comunque Taranto rappresenta veramente un grande patrimonio di biodiversità, ma non solo, un grandissimo patrimonio di dati che dovrebbero essere appunto studiati, perché le particolarità in cui questi animali vivono sono veramente molto interessanti, perché è una città fortemente inquinata, che ha con le matrici ambientali fortemente inquinate, e invece rappresenta uno degli habitat e delle biodiversità più importanti della nostra Puglia. Difendere l'ambiente quindi diventa quasi un imperativo. Uno dei primi passi è conoscerlo e farlo conoscere. Natura dalla finestra CNC 2020 permette di farlo senza grandi sforzi. Bisogna scaricare l'app che si chiama Natusfera e registrarsi se si è nel comune di Taranto,
diciamo, facendo login nel WWF Taranto OA e lì scaricare le proprie foto riguardanti la botanica, la faunistica, l'avifaunistica e anche gli insetti. Tutto quello che viene messo all'interno della pagina, poi c'è un gruppo di esperti che segue diciamo, l'inserimento dei dati, controlla il dato inserito e lo individua e poi ne rimanda anche un feedback a chi lo ha trovato. Quindi anche un modo per conoscere meglio quello che ci sta intorno. E anche se non si è scienziati, si può partecipare alla scienza e a contribuire appunto a una migliore conoscenza, una fotografia reale di quello che è il nostro ambiente. Perfetto.